Oggi tema scottante. Si parla di peso. Prima di procedere, come sempre, vi chiediamo il solito supporto di mettere un like a questo video e di iscrivervi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche. È un'operazione che a voi non costa nulla, ma per noi vuol dire tanto. Quando si parla di peso all'interno del camper è sempre un po' un problema e non stiamo parlando né della prova costume subito dopo il lockdown e neppure dopo le feste natalizie, dove notoriamente si abbonda col cibo, perché lì recuperare è abbastanza semplice. Oddio, semplice, beh, dipende, però è una cosa che sulla quale ci si può lavorare in un certo qual modo, no? È possibile affrontarla in modo radicale anche e apportare anche delle modifiche importanti a livello di peso. Ma sul camper, dove partiamo con una struttura dove c'è tanta roba, soprattutto di ammasso di plastica, legno e metalli, la storia si fa dura. Pertanto dobbiamo solo e unicamente lavorare su quello che è tutto il resto che ci va dentro. A meno che non smussiamo gli angoli su qualche curva, oppure, che ne so, farlo divorare dalle tarme, ecco, per esempio, o dai tarli, esatto, che si mangiano tutto il legno, però non la vedo un granché, non è proprio consigliabile. Questo video non è tutta farina del nostro sacco, in realtà ci è stato un po' suggerito da voi utenti, pertanto continuiamo ad invitarvi a farlo. Scrivete qui sotto nei commenti cosa vi interessa, quali sono gli argomenti che volete che noi trattiamo, e noi lo faremo con estremo piacere, fermo restando che noi portiamo quella che è la nostra esperienza, non ci azzardiamo ad andare a insegnare nulla a nessuno, anche perché, come sapete, se conoscete la nostra storia, siamo proprio dei novellini nel mondo del camper. Nello specifico, questo video sul peso ci è stato richiesto proprio da Alex e Francesco Maria Marcolin, che ci hanno appunto richiesto l'argomento del peso del camper, e poi vorremmo affrontare anche l'argomento patente, che invece ci è stato richiesto da Michela B. Esatto, pertanto andiamo per ordine e vediamo un po' quella che è la nostra esperienza e come facciamo noi. Per prima cosa dobbiamo capire qual è la massa complessiva a pieno carico del nostro mezzo. Lo vediamo dal libretto, se non siamo in grado magari ci facciamo aiutare, ma generalmente parliamo di camper medio-grandi di 35 quintali. Ci sono, c'è la possibilità che se avete un furgonato o un camper sui 6 metri, questo peso potrebbe essere minore, ma lo vedete dal libretto. Ma sempre dal libretto, purtroppo nel nostro caso non c'è scritto esattamente né qual è la massa a vuoto e neanche esattamente qual è la portata. C'è una portata complessiva qualora potessimo collegare un rimorchio, ma è tutto molto fumoso, non siamo riusciti a capirlo. Pertanto, come ci siamo regolati? Dove ci serviamo noi? Dove acquistiamo il gas? Dove abbiamo preso per cui in noleggio le bombole? È un'azienda dove vendono anche mangimi, sementi, zootecnica in generale. Sì. Pertanto lì hanno una pesa per il loro camion ed è possibile effettuarla. Ma questo lo trovate anche da chi vende legnami o anche alcune officine. Con il prezzo di un caffè più o meno ci si toglie il dubbio. Ovviamente bisogna partire da una situazione in cui è facilmente calcolabile il peso che si aggiunge e si toglie. Nel nostro caso abbiamo deciso di farlo con i serbatoi delle acque grigie vuoti, ma invece i serbatoi delle acque chiare e il serbatoio del gasolio pieni, in modo tale che potevamo riuscire a fare facilmente il conto. Inoltre, aggiungo una piccola cosa, noi l'abbiamo fatto contestualmente all'acquisto delle bombole nuove. Abbiamo due bombole da 10 kg di gas, bombole in vetro resina, per cui avevamo anche in questo caso una condizione facilmente calcolabile e replicabile. Per cui noi sapevamo che del nostro peso, l'esito del peso fatto lì in quella situazione, dovevamo scalare circa 100 kg di acqua, altri 10
di acqua contenuta nel boiler, 80 kg circa di gasolio e il peso delle bombole, due bombole con 10 kg di GPL all'interno e il peso della bombola a vuoto, per cui già avevamo in linea di massima una situazione replicabile. Inoltre avevamo controllato anche il gavone, all'interno del gavone avevamo il tavolo e tutte le 5 sedie che solitamente ci portiamo e poca roba che quando siamo tornati a casa abbiamo pesato. Un consiglio, per esempio, se voi utilizzate le biciclette è ovviamente pesarle in modo tale che sapete ogni volta che le caricate dietro quanto peso vi portate in di più. O la stessa cosa bisognerebbe fare con tutto quello che l'equipaggiamento per mangiare, per bere, i vestiti. E come farlo? Si possono utilizzare vari tipi di bilancia. La più semplice è quella dinamometrica, cioè quella che, alla quale si attacca il peso sotto a un gancio e vi dà a spanne un numero che corrisponde al peso appunto che dovete calcolare. Quello che si usa solitamente con le bilance prima di andare in aeroporto. Oppure la bilancia, quella che si utilizzava una volta dal fruttivendolo, no? Che ha l'indicatore, l'asta e i due piattini e da una parte e dall'altra appunto in base sì, a come... Sì, oppure c'aveva un piatto solo o il peso che si spostava sull'asta. Ce ne sono diverse, però. Bilance ce ne sono e alla fine ci se la fa, insomma. Ovviamente per pesi più grandi potete utilizzare sempre una bilancia pesa persone, farete al netto del vostro peso, salendo e scendendo con il peso che volete misurare e ecco qui, insomma, ecco fatto, non è una cosa difficile. Noi per tenerlo sotto controllo abbiamo deciso così di redare un piccolo file Excel, se siete curiosi volete utilizzarlo, mettiamo in descrizione qui il link per poterlo scaricare e gestire. E noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo il peso del camper, il peso di noi occupanti arrotondati per eccesso, perché comunque sì, abbiamo vestiti, il telefono, il portafoglio addosso, eccetera, e in linea di massima quelli che sono i soliti pesi che ci portiamo dietro: biciclette, attrezzatura, cibo, vestiario, eccetera. A fianco ad ognuna di queste voci ho messo la possibilità di selezionare sì o no, per cui se è no verrà escluso dal conteggio del peso totale, se è sì invece ovviamente verrà aggiunto. E in questo caso ci renderemo conto facilmente a spanne se siamo nei limiti oppure meno, o magari per evitare grossi rischi si potrebbe pensare, magari come consigliabile, intraprendere un viaggio con poca acqua, il minimo sindacale per poter gestire le soste al bagno o poco di più durante il viaggio, insomma, per cui basta poca per arrivare a destinazione e poi effettuare lì il carico dell'acqua. Ma poiché siamo dei semplici utilizzatori e neanche troppo esperti, abbiamo deciso così di porre queste vostre e nostre domande più tecniche ad un centro di pratiche auto per approfondire insieme quelli che sono i limiti di legge per i pesi, la tolleranza e soprattutto anche quelle che sono le limitazioni e le patenti necessarie per poter guidare un camper. Sul libretto c'è scritta la massa complessiva a pieno carico. In Italia c'è una tolleranza del 5% arrotondata per eccesso al quintale superiore. Quindi per i 35 quintali si arriva a 37 quintali. Per i mezzi fino a 35 quintali serve la patente B per guidarli, pertanto i limiti e le regole sono gli stessi delle vetture, tranne per quelli maggiori a 7 metri che non vanno in terza corsia in autostrada. Per tutti gli altri serve la patente C o C1. Bene, ringraziamo il nostro ospite che ci ha chiarito i dubbi in merito a questo video e ringraziamo anche voi che ce ne avete suggeriti e come sempre vi chiediamo di continuare a farlo qui sotto nei commenti, chiedendoci quali altri argomenti volete affrontare e poi... Soprattutto anche come voi gestite il peso, se anche voi avete, ve l'annotate oppure andate alla cieca, vi affidate alla fortuna. Per questo video invece è tutto, noi ci vediamo nel prossimo episodio, sempre qui su 5 in camper.